Fright Free Radio, sono Chiara Nicoletti con Paolo Calabresi, Sara Lazzaro, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo tra i protagonisti di Sono Lillo, una serie original su Prime Video dal 5 gennaio. Parto da Sara perché dicono sempre a noi donne che se troviamo un uomo che ci fa ridere, allora il resto è fatta. Ma in Un po' questo caso. concordo. Però qua forse un po' troppo. No, nella storia assolutamente sì. Diciamo che il personaggio che interpreto, Marzia, si trova in un momento, a un bivio. Ha passato tutto il rapporto a prendersi molto cura di suo marito, a stargli dietro, a fargli un po' da madre. Ed è arrivata a un punto dove secondo me lei stessa ha bisogno di trovare un momento a riscoprire se stessa. E questa cosa la porta a troncare, a dire: prendiamoci una pausa, aspettiamo un attimo, vediamo cosa succede. Quindi effettivamente sì, forse un po' troppo. Allora, questi consigli, i segreti per una buona stand-up comedy. Sono anche. Questi, ecco, sono anche un modo, l'ho percepito, un po' per levarsi qualche sassolino dalla scarpa a chi, contro chi magari lungo la tua carriera ti ha dato dei consigli. Io Paolo o Sì, lui? tu Paolo, anche voi, insieme con Lillo, non lo so. Beh, guarda, allora, lui è convinto di essere un grande comico, a genere. Forse la cosa più comica che ha è il nome, in realtà. Ma è l'uomo più lontano del mondo dall'essere comico. Cioè, ci stanno quelli che hanno scelto la strada sbagliata e sono convinti invece di aver preso quella giusta. Lui è esattamente questo. È completamente disadattato, è lontano dalla realtà, è forse il personaggio più lontano dalla realtà di questa serie, nel senso che lui dà dei consigli completamente sbagliati, ha scelto, non si sa qual è il suo passato, che cos'è, è un disperato, è la grande carrellata dei disperati che io ho fatto nella mia carriera, è l'ultima chicca questa. Però lo chiedo a entrambi, no? Questo mi faceva pensare, cercando di essere anche seri, insomma, le riflessioni che però poi la serie mi porta a fare. Quando cerchi di raggiungere successo, non te lo devi anche un po' credere? Non ci Già, devi cioè, non ci devi, credere. sì, un po' credertela Ah, che effettivamente sentirtela. sei un Sì. Sì, grande attore, un grande comico, per. ci devi credere, però non a tutti riesce. A genere non riesce comunque. Però sì, è vero questa cosa che dici. Beh, da un lato è quella cosa che devi, se lo vuoi fare devi crederci perché sei il primo che ci deve credere, altrimenti gli altri perché dovrebbero? Quindi da quel punto di vista ci sta forse. Sì. Beh, cioè, noi vediamo tanti esempi di gente che ci crede e siccome ci crede gli altri lo seguono, insomma. È terribilmente vero questo. E la cosa peggiore è quando ci credi ma gli altri non ti seguono. Questo è il caso di A Genere, appunto. Inutile, sarà che qui a questa festa abbiamo anche visto, ecco, un film su Pirandello e la sua ossessione tra persone e personaggi, ma l'avete vissuta anche un po' così questa serie, nel senso, nella sua accezione più seria, nel senso un po' una discussione comica sul rapporto con i propri personaggi, con la comicità, con la tensione. Non lo so, nel senso, io penso che in questo progetto una cosa che è molto interessante è che cos'è comico. Ci sono tanti livelli e secondo me ogni personaggio porta un livello di comicità. C'è anche una situazione, una comicità situazionale che secondo me è quella che forse piace di più di tutti, che oltre anche quella porta a dei momenti di comicità inaspettati. Rispetto al conflitto con i personaggi, non lo so, io non, rispetto Marzia, per esempio, io l'unica cosa che ho percepito è che dovevo portare un personaggio all'interno di un universo potenzialmente comico, un personaggio un po' come dicevo anche alla conferenza stampa, che aveva una solidità drammatica e vera, tra virgolette, da cui poi si scatena tutta questa serie di equivoci, di dinamiche, la stessa cosa che lei lo lascia, quindi scatta questa necessità di Lillo di ritrovare se stesso, di staccarsi da Posamen. Quindi diciamo che per me è stato interessante insinuarmi all'interno di questa dinamica e al contempo portare una comicità che secondo me
verrà dopo il terzo, voi avete visto fino al terzo, dal quarto in poi comincerà anche Marzia a contribuire. Questo però... fatto che dici l'approccio serio al prodotto comico, in realtà è molto giusto, nel senso che siamo abituati a pensare che il prodotto comico, perché abituati da 25-30 anni di cinema, di prodotti che diciamo che se facevano le commedie dovevano essere per forza situazioni inverosimili, cioè non simili al vero, mentre la ricerca del personaggio è sempre la stessa, tu devi cercare la verosimiglianza, devi essere simile alla verità. E quindi questo rende poi comica la scrittura, la mano del regista, la capacità degli attori, i tempi comici e tutto quello che vuoi. Però l'attore deve credere nel personaggio, se non crede nel personaggio il prodotto non funziona, sia che sia comico sia che sia drammatico. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te. Grazie. Non si può dire di essere dei comici arrivati se non si viene almeno una volta rapiti dalla camorra? Questo è merito suo, vero? Beh, no, esatto. Poi Lillo si sbaglia e dice che è la mafia. Io ci tengo a puntualizzare che... Anche io da napoletana. Esatto. Quello è un innesco, secondo me, niente male di inizio serie, il fatto di essere catturati violentissimamente e trascinati in una festa in cui si viene minacciati, rischiando... E poi quando si pensa che ormai sia tutto finito e ci sia la morte, invece lui inizia a accennare e ne esce... Quello secondo me è la cosa, quello fa parte, diciamo, del deragliamento della popolarità. Io ho passato l'estate in montagna un periodo con Lillo dopo LOL e sembrava di stare con Papa Francesco. Ecco, per fortuna non c'erano dei camorristi, se non altro non si sono fatti vedere, però ecco, il rischio ogni tanto è quella violenza affettuosa che è quella, la camorra è, diciamo, l'apoteosi in questo senso. A proposito di violenza affettuosa, ora colgo. Allora, non abbiamo ancora visto del tutto, ecco, il tuo personaggio espandersi, ma mi sembra di capire che questo ritorno del fior prodigo, cioè Lillo a casa, al fratello non faccia piacerissimo, ecco, cosa puoi dirmi di In realtà, diciamo che io sono favorevole a questo ritorno perché mi serve in qualche modo. Quindi c'è questa ambiguità di Edoardo in cui non si capisce come mai ha desiderio di portarlo dentro l'azienda. E non posso manco dirlo perché sennò me lo gioco così. Però diciamo sì, c'è questo appunto cocco di mamma dove è il figlio perfetto e invece Lillo è completamente l'opposto. E io invece cerco di fare in modo che venga a lavorare con noi in questa azienda di famiglia. Uomo pericoloso. Infatti non ci vogliamo un gran bene, perché io sento l'odore del pericolo. Si vede che c'è astio. Pietro, questo agente è un po' vintage su certe cose, nel senso che ha... No, però... Vecchio. Ecco, okay. Vecchio. Per interpretarlo, non so se con Lillo, ecco, nello scriverlo vi siete parlati in tal senso, ma vi siete tolti qualche sassolino dalla scarpa, magari prendendo spunto da qualche agente che appunto vi mandava in pasto? Sì, no, nel caso specifico mio di Sergio Locatelli, sinceramente no. È una cosa che è nata con Lillo. Naturalmente ogni attore ha conosciuto nel tempo tanti agenti e anche... come possa facilmente deragliare un rapporto tra chi peraltro di lavoro ti promuove e dipende il suo guadagno dal fatto che tu lavori. Per quello che io sono violento con Lillo, cioè nel senso veramente non voglio che lui smetta di fare Posaman e sono in qualche modo un po' combattuto perché io sono anche il suo migliore amico, per cui dovrei ascoltarlo, però prevale in me il fatto che lui è fonte di guadagno, per cui non abbiamo solo... come dire, deciso di giocare e di creare proprio una zona, un suono dentro alla serie che fosse tipico. E infatti abbiamo giocato tantissimo e mi hanno detto adesso Puglielli che ci sarà alla fine dell'ottava puntata tutti gli errori e i deliri che sono stati tagliati e quando scoppiamo a ridere. E con Lillo è
stato un continuo, perché era un gioco a sorprendersi e a riuscire a continuare a andare avanti. Adesso mi ricordavo la scena del sedano rapa, che secondo me è anche molto la cifra della serie, cioè il luogo comune della cipolla che ti fa piangere, due piangono e si rendono conto che è sedano rapa. Però con Lillo, diciamo, si gioca come dei bambini, senza pudore alcuno. Ed io ringrazio Paolo Calabresi, Sara Lazzaro, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo tra i protagonisti di Sono Lillo, serie original su Prime Video dal 5 gennaio. Ed io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider.